Viviamo in un mondo meraviglioso. La natura che ho alle spalle ne è un esempio. Viviamo in un mundus symbolicus, un mondo simbolico. Ogni azione, ogni gesto che tu puoi compiere in vita è simbolico. L'etimologia della parola simbolo ci riconduce al significato di mettere insieme, unire. Anche la parola yoga può essere ricondotta al medesimo significato. Congiungere. Ogni azione che tu puoi compiere in vita è simbolica, e cioè ha lo scopo di ricongiungerti a un significato invisibile e profondo. Questo significato può essere indotto dalla mente, può essersi formato, per esempio, sulla base delle tue credenze, della religione predicata, o delle moderne religioni salvifiche. Per James Hillman, la terapia e le psicoterapie sono una moderna religione salvifica. Anche la scienza è una moderna religione salvifica, dogmatica, perché 2 più 2 deve fare 4 per tutti, non può fare 3 più per me e 5 meno per te. Questo significato, il significato profondo delle tue azioni, può essere un programma che gira nell'inconscio collettivo indotto dalla tua mente, da ciò che la tua mente conosce. Oppure il significato col quale tu sei in relazione nelle tue azioni può essere assolutamente imprevedibile dalla mente, può essere imprevedibile, immisurabile, non governabile. E può essere tale da meravigliarti nell'attimo stesso in cui tu ne entri in relazione. Quando esisti nella relazione con questo significato libero e meraviglioso, la vita è meravigliosa, è puro dono, è gioia. E questa condizione è una condizione naturale di esistenza. Non devi fare nulla per crearla. Devi semplicemente liberarti dal brusio e dal vociferare della tua mente. Ci sono due strumenti indispensabili per esistere nella relazione con un significato libero e meraviglioso. Questi due strumenti sono attenzione cosciente e consapevolezza. L'attenzione è uno stato, come dice la parola stessa, alfa privativo e tensione, di assenza di tensione, assenza di ansia o di paura, uno stato di calma profonda e di consapevolezza lucida e cristallina. Ecco ciò che ci occorre per essere nella relazione con un significato libero, un significato magico, un dono. Le tradizioni iniziatiche dei popoli trasmettono le pratiche per realizzare lo stato di attenzione e di consapevolezza necessari alla relazione libera. Per esempio, la tradizione del mantra madre, che rappresenta il cuore più esoterico dello yoga sciamanico, che a sua volta è la forma più ancestrale di yoga, la tradizione del mantra madre trasmette delle pratiche di attenzione e di consapevolezza straordinarie. Io le ho descritte in un libro che è edito in Italia da Edizioni Mediterranee, si intitola Mantra Madre, la tradizione e le pratiche segrete del matrimonio mistico e del risveglio, ed è edito negli Stati Uniti e nel Regno Unito da Inner Tradition con il titolo The Mother Mantra, The Ancient Shamanic Yoga of Non-Duality. La relazione con un significato libero è considerata nelle tradizioni iniziatiche dei popoli una ierogamia, un vero e proprio matrimonio mistico. Nell'alchimia è chiamata anche nozze alchemiche. Si tratta di una condizione di pura gioia, meravigliosa. Come
con l'augurio che tu possa esistere in questa condizione con sempre maggiore intensità. Ti mando un caro.